Che buono, eh? Mamma, sei buono. Lo so, lo so. Caro Fulvio, eccoci. Diamo anche ai Spider-Man due fettine di capocollo da assaggiare. Sono d'accordo, sono d'accordo. Allora, cosa ci fai oggi? Allora, oggi, siccome la Milano... Questo va bene. Bravissima. Siccome si parla, la Milano Design Week è ormai iniziata, si parla spesso di aperitivi. Mobile. Esatto. Allora facciamo dei grissini pretzel, cioè usiamo la tecnica del grissino e la tecnica della prezzellatura, che non è un termine italiano, ma per capirci, per fare un grissino che ha questa parvenza e questo sapore tipico del pretzel, perfetto per l'aperitivo o anche per accompagnare. L'impasto è semplicissimo, lo possiamo fare a casa e anche in maniera molto veloce. 500 g di farina tipo zero, 250 ml d'acqua, ne avanzo sempre un po', andiamo con il nostro lievito fresco di birra, che sono 15 g, iniziamo a impastare per 5-6 minuti e, passato questo tempo, l'impasto è abbastanza duro, quindi dobbiamo impastare e non preoccuparci se l'impasto lo sentiamo troppo granuloso. Andiamo dopo pochissimi minuti, quindi dopo 5-6 minuti, con lo zucchero e il sale insieme, perché devono stare entrambi lontani dal lievito. Andiamo a finire con l'acqua e continuiamo ad impastare, prima col cucchiaio e poi iniziamo a schiacciare la nostra pasta con le mani, proprio per far assorbire, quasi schiacciandola, vedi, tra le dita, in modo da farla, deve venire un impasto bello solido. E quando l'impasto ha preso una consistenza, quindi dopo pochi minuti che ha preso la consistenza giusta, andiamo con il burro, che sono 60 grammi, e lo facciamo assorbire piano piano, quindi mettendone un pezzo per volta. Quando il burro è stato assorbito, dobbiamo far riposare l'impasto a temperatura ambiente una quarantina di minuti, deve triplicare il suo volume di partenza. Quindi dopo di lì ti faccio vedere. Ecco, tra l'altro facciamo gli auguri oggi a Sara Simeoni, a Claudio Cecchetto e al nostro Sergio Barzetti. Auguri! Auguri! Auguri, auguri, auguri! Bene! E adesso i grissini! Eccoci. Per aperitivo, tra l'altro ti ho lasciato qua il mio libro. Bellissimo. Io e Spider-Man di Mattia Villardita, adesso poi mi devi fare la dedica, io sì, la voglio. Assolutamente sì, te lo sarà un onore per me. Esatto. Complimenti a Mattia. Ecco, allora lo tengo qui perché mi serve, cioè nel senso che esatto, così non me lo sporchi. Sì. Allora, abbiamo fatto il nostro impasto, dei nostri grissini prezzellati, no? Con un ricordo di prezzel. Abbiamo usato la farina, 500 grammi, l'abbiamo miscelata con 15 grammi di lievito fresco di birra, 250 ml d'acqua, poi abbiamo aggiunto dopo lo zucchero e il sale insieme e alla fine abbiamo chiuso l'impasto con il nostro burro, quindi facendolo amalgamare bene con le mani, schiacciando bene l'impasto, perché è un impasto che ha una consistenza bella solida. L'abbiamo fatto riposare fino quasi a triplicare il proprio volume, ci sono voluti una quarantina di minuti perché la quantità di lievito sono 15 grammi per pochissima farina, per 500 grammi di farina, proprio perché la lievitazione deve essere veloce, ma soprattutto adesso ti farò vedere il procedimento, useremo anche il congelatore per questi grissini e quindi è importante, quando si utilizza soprattutto il congelatore, aumentare un po' la quantità di lievito, perché in congelatore il lievito, diciamo, perde il suo potere lievitante. Allora, vedi che io sto facendo questi semplicissimi grissini, semplicemente tirando la pasta. I grissini sono piemontesi per eccellenza, no? Diciamo che il termine grissino deriva da grissia, che è un pane, una piccola grissia, e erano amati, sono amati, ormai famosi in tutto il mondo, amati da Napoleone addirittura, che se li faceva spedire a Parigi da Torino, e da re che se li portava a teatro da sgranocchiare. Quindi facciamo questo impasto, tagliamo appunto questi piccoli pezzi di pasta, li allunghiamo piano piano e vedi che con il tarocco loro devono avere una bella estensibilità e si allungano. Che cosa facciamo? Li facciamo lievitare per un'ora a temperatura ambiente. Adesso questi li continuiamo dopo, ma vorrei farti vedere il passaggio. Vedi, io li ho messi tutti abbastanza vicini. Loro devono, diciamo, gonfiarsi e lievitare. Ci vuole circa un'oretta perché rispondono molto bene alla lievitazione. A questo punto che cosa facciamo? Io adesso gli ho tolto la pellicola, ma la lasciamo. Andiamo a metterli a riposare per 20 minuti in congelatore, perché facciamo la brezzellatura, no? La brezzellatura. Diciamo che è quella fase che ci aiuta poi a dare quel colore tipico dei brezel e anche quel sapore. Che cosa facciamo? Vedi, questi adesso sono praticamente congelati. Se tu li prendi sono proprio solidi. Ghiacciati proprio. Sì, sì, sono ghiacciati. Cosa facciamo? Prendiamo l'acqua. Io ho messo l'acqua a bollire. Per ogni litro d'acqua andiamo con 30 grammi di bicarbonato di sodio. Diciamo che solitamente la brezzellatura viene fatta anche con la soda, però è un po' più pericoloso, diciamo, a casa, ci vorrebbero i guanti. Quindi prendiamo bicarbonato di sodio, 30 grammi per litro d'acqua bollente e
il fatto di congelare i grissini ci serve perché riusciamo a inserirli dentro e a controllare proprio questa bagnatura, che sarà quella che poi ci darà quella tipica crosta leggermente ambrata, tipica proprio dei brezzeli. Io ne ho messi un po', devono stare proprio pochissimi minuti, quindi un paio di minuti, nel mentre che i nostri grissini prendono il bollore, quindi congelarli serve anche per non far entrare all'interno della mollica interna eccessivamente, farla bollire proprio, quindi serve proprio a controllare la temperatura e riuscire poi a fargli fare un'ultima lievitazione in forno. Qui ho dei semi, in questo caso papavero e sesamo bianco, li vado a mischiare nella nostra teglia. E che cosa facciamo? Prendiamo i nostri grissini che sono stati bolliti, ci appoggiamo qua così siamo a favore di camera, andiamo a prenderli, guarda, e ce li bagniamo nei nostri semi, proprio così. Loro hanno ancora una consistenza, no, abbastanza morbida, ma riusciamo a lavorarli e quindi certo, cosa facciamo? Perché erano congelati. Esatto, e ce li impaniamo direttamente. Questo lavoro lo possiamo fare anche con il sale grosso, ad esempio, no? Tipico dei pretzel. A questo punto, vedi, io ne avevo già fatti bollire un po' prima. Posso darti questo? Questo lo togliamo? Sì, grazie. Lo mettiamo qua? Perfetto. E che cosa facciamo? Li andiamo a mettere in teglia. Vedi che sono, adesso sono diventati morbidi, Antonella. Esatto. Quindi, ma non sono ancora eccessivamente proprio cotti. Perché è importante adesso fare l'ultimo passaggio, che è anche quello più importante, che dà poi il nostro colore ai nostri grissini brezzellati. Allora, ci appoggiamo solo qua. E a questo punto che cosa facciamo? Andiamo in forno statico a 230 gradi per 25 minuti e facciamo la brezzellatura. Lorenzo, vuoi portarti anche Spider-Man con noi? Mattia, vieni. Spider-Man. Spider-Man, vieni. Guarda lì qua, possiamo. Vedi, io qua ne ho fatti un po'. Vedi? Semplicemente col sale grosso, anche per farti vedere. Anche col sale grosso. Esatto, per farti vedere proprio il colore tipico dei brezzoli. E quindi adesso, però, la cosa importante è. Vabbè, il capocollo, lo spezza. Esatto, il capocollo va benissimo. Questo è un formaggio spalmabile. E noi che cosa facciamo? Poi ce li mettiamo nel cestino. Ma quello che possiamo fare è semplicemente, io non vedo l'ora di far mangiare a Superman il mio grissino. A Spider-Man. Antonella, io non potrei venire spesso qua a trovarvi perché se no non entrerei più nel costume. No, devi prenderne uno nuovo. Assaggio molto volentieri. Antonella, assaggi uno? Non posso adesso assaggiare perché devo andare. Perché lo faccio per te? Sì, però dopo sì. Va però. Bene. Senti, il libro lo lascio qui che devo andare a giocare, me lo mettete sul tavolo, qualcuno si ricorda di questo mentre lo assaggiano?